Ciao, benvenuto sul canale di Italia Mistero. Se non sei ancora iscritto, ti invito a farlo. Questa è la prima puntata della storia di Stefano Bontate, il boss di Cosa Nostra, attraverso la cui vicenda scopriremo alcuni importantissimi risvolti della storia italiana. E allora, se sei pronto, partiamo! Stefano Di Gregorio, 33 anni, latitante di mafia, arriva nella sua casa di Villa Grazia a Palermo. È in fin di vita, chiede aiuto ai genitori. Si stende sul letto, ma in pochi minuti muore, dopo una violenta emorragia. Si parla subito di avvelenamento. Una sera tiepida, come molte della dolce primavera siciliana. Di Gregorio sta guidando una vettura staffetta che precede di un centinaio di metri l'auto del suo boss, una Giulietta 2000 marrone, nuova fiammante, con ancora la targa prova. Ma all'ultimo semaforo la Giulietta si ferma, mentre Di Gregorio, che è avanti con la sua 127, prosegue attraverso l'incrocio con Viale Regione Sicilia. Dopo pochi minuti intuisce che qualcosa non va e ritorna sui suoi passi e trova la Giulietta all'inizio di via Aloi. La stradina, stretta stretta, corre tra due muretti di pietra a secco, arriva sullo stradone della circonvallazione e poi lo scavalca. Qui, proprio al semaforo, è scattato l'agguato. I killer hanno sparato dal lato guida. Forse hanno affiancato in moto l'auto, ferma al rosso. L'auto ha superato di scatto l'incrocio, come dicono i segni delle ruote per terra. La sgommata è evidente. La corsa dell'auto è finita appena 10 metri dopo sul muretto che costeggia la strada. Probabilmente il guidatore, già colpito a morte, ha perso il controllo, ma il piede gli è rimasto sull'acceleratore. La Giulietta è appoggiata sulla sinistra, lo sportello del conducente non si può aprire. Di Gregorio apre la portiera del lato passeggero, ma constata subito che non c'è nulla da fare. Inevitabilmente però calpesta il sangue del conducente, lasciando una serie di tracce lungo la strada. Poi arrivano i carabinieri. All'interno dell'auto, che ha ancora il motore acceso, la scena è eloquente. L'uomo che era alla guida è riverso sul sedile del passeggero e sul tappetino davanti a lui c'è un lago di sangue. Da sotto l'auto partono delle evidenti tracce. Qualcuno con le suole sporche di sangue si è allontanato dalla Giulietta. Quella scia di sangue sbiadisce per diversi passi sino a scomparire. Fino a quel momento era stata la Giulietta al centro delle attenzioni. È un'auto particolare, appena commercializzata in tutta Italia. Ce ne sono solo 1500. Poi i faretti illuminano l'interno della Giulietta. Il medico legale, il dottor Alfonso Verde, si appresta ad affrontare l'ennesimo cadavere. Alza la testa di quell'uomo e subito si accorge che non è un delitto qualunque. La faccia della vittima non c'è più. È stata portata via dalla scarica di pallettoni. Con i suoi guanti bianchi, il dottore sposta la giacca dalle spalle e compare una pistola. Il capitano dei carabinieri commenta: «Bella pistola, una bifilare francese da 14 colpi,
roba di classe, solo che non ha avuto il tempo di tirarla fuori. L'uomo indossa un principe di Galles, al polso ha un orologio di prestigio. Nel portafoglio vengono ritrovati 4 milioni e mezzo in contanti. Certo, non era un poveraccio. Sono quasi 5 mesi di stipendio di un lavoratore medio. Poi il capitano dei carabinieri prende in mano il documento del morto, prende il microfono della radio di bordo e inizia a parlare. Attenzione, attenzione centrale, mi sentite? Allora, il nome del morto è Bontade Stefano. Bontade, nato a Palermo il 23 aprile 41. Ricevuto? Appoggio al microfono e sussurra. Minchia, adesso sono cazzi amari. Per la prima volta in un attentato veniva usato un Kalashnikov, la temibile arma dell'armata russa. A sparare è stato Scarpuzzedda insieme a Lucchese, uomini mandati da Totò Riina. Le analisi della scena del crimine fanno emergere alcuni particolari. Bontate è stato attinto da 5 proiettili camiciati, esplosi da un mitra verosimilmente di fabbricazione straniera, nonché da un colpo di fucile calibro 12 caricato a lupara. I proiettili del mitra avevano raggiunto il bersaglio da tergo ed erano stati esplosi a non più di 3-4 metri, mentre la fucilata aveva raggiunto il Bontate alla testa ed era stata esplosa da poco più di 50-60 cm, da un killer che fronteggiava la vittima, alquanto spostato sulla sinistra. Il sangue sul selciato era di tipo A1, lo stesso del Bontate. Quando ci stiamo spostando, mettendoci sulla strada, vediamo in velocità arrivare l'onda con pneumatico che ci faceva segnale di rientrare con la mano, tipo di ritornare, e abbiamo capito che era già fatto tutto. Qua c'è sempre un momento dove si commentava che a sparare con una scopettata a Stefano ci siamo dopo pneumatico. Riina ha fatto uccidere Bontate nel suo territorio nel giorno del suo compleanno, un vero e proprio sfregio. L'omicidio di Bontà era il suo compleanno. Io un giorno primo ci avevo andato a fare gli auguri. Io avevo un mandato di cattura per sequestro di persone e avevo 26 anni addosso. Io in quell'occasione non sono andato alla festa, ma ci sono andato un giorno prima. Ci ho fatti gli auguri perché avevamo un'amicizia molto intima. Allora l'indomani c'era la festa, non ci sono andato. Nella festa ci sono state tante di quelle persone. Quando fu ucciso Bontate, avevo dovuto dare la campagna a casa sua. Davanti a lui c'era un certo Stefano Di Gregorio con 127 pure di bontà e faceva dei battesati per aprire il cancello. Nella via Loio c'è il semaforo. Di Gregorio è arrivato a passare, Bontate no. Di Gregorio è arrivato in campagna a aprire il cancello, Bontate appena arrivò il semaforo, mentre era fermato il semaforo, è molto poco. C'è il bar e va finisce all'incrocio, arriva a soppassare. E quella sera, alla Favarella, la tenuta dei Greco, nelle campagne di Ciaculli, si festeggia, perché come annuncia Michele il Papa, il falco è morto. L'attentato aveva richiesto settimane e attenta preparazione e viene sostenuto da alcuni traditori interni alla famiglia Bontate, in primis dal fratello minore di Stefano, Giovanni, che ha raggiunto un accordo con i Corleonesi per succedere al fratello come nuovo capo della famiglia, e dal vice capo di Bontate, Pietro Lo Iacono. Bontate sapeva di essere in pericolo ed infatti aveva voluto festeggiare il suo compleanno in campagna per non esporre i parenti a pericoli e solo persone a lui vicine potevano sapere i suoi spostamenti premurosamente celati. E che si tratti di un vero e proprio tradimento lo conferma lo scarsissimo numero di uomini d'onore presenti nel baglio dei Bontate per le condoglianze. Più chiara, ci andarono molte persone al funerale di Bontate. Nei funerali di Bontate, da parte di Michele Greco ci vanno a somigliere, ma se non badare ci vanno pure a somigliere. Ah, ma tante gente ci sono andati pochi. Io mi riferisco nella morte di ammazzare a Bontà. Io pensavo, essendo un uomo d'onore della famiglia Bontà, da latitante con 26 anni, mi venivo o baglio Bontà per sentire qualcosa. Ma di quelle 120 persone che eravamo noi, potevamo essere 10 persone, 8 persone. E altri, bello appunto. Erano tutte vendute, tutte gente vendute, perché a Bontate ammazzavano così, no? E stanno venduto il suo sangue,
perciò si figura cosa ne possono fare dei sani. Questi sono i signori mafiosi della nostra famiglia. Bontate, poco prima di morire, aveva ordinato un'alfetta blindata che non era stata consegnata in tempo. Quest'ultima viene quindi passata al boss Salvatore Inzerillo, socio di Bontate, che la acquista per 50 milioni, ma non servirà nemmeno a lui. Già la sera della consegna dell'auto, i corleonesi avevano provato la forza di penetrazione dei colpi dei Kalashnikov sui vetri blindati della gioielleria Contino. A tradire anche Inzerillo è uno di quelli che è andato a ritirare l'auto al concessionario, addirittura a Caronno Pertusella, in provincia di Varese. Si chiama Salvatore Montalto. Ma i Kalashnikov non dovranno nemmeno penetrare l'auto, perché Inzerillo verrà colpito mentre sull'auto ci sta salendo, di ritorno da un incontro galante. Con la morte di Bontate, dunque, è iniziata la seconda guerra di mafia. È forse il primo atto di una nuova guerra di mafia che sta per iniziare a Palermo, l'assassinio di Stefano Bontade. Polizia, carabinieri, magistrati sono alle prese con una delle più clamorose e inquietanti vicende di mafia, la scomparsa contemporanea di ben 6 persone. Potrebbe trattarsi di una vera strage con il metodo della cosiddetta lupara bianca. Che una vera e propria guerra per il predominio sul traffico della droga si sia scatenata a Palermo tra i clan mafiosi non c'è dubbio. In un'intercettazione che segue quei giorni, l'ingegner Lopresti, uomo vicino ad Inzerillo, viene registrato mentre parla al telefono con Buscetta. Cose troppo tinte ci sono qua, signor Roberto. Non si sa più da chi ci si deve guardare uno. Troppe invidie, troppi tradimenti, troppi. Ma il Bontate aveva ordinato una automobile blindata? Bontate, fattore della macchina, l'avevano ordinato perché c'erano del brutto umore in giro, proprio perché avevano tutta gente contro. Allora non era un ragazzino, Bontà si guardava le palle, non faceva del male, e avevano ordinato delle macchine, però queste macchine sono arrivate purtroppo quando la morte è successa già a Moiterilli. E chi se l'ha presa questa macchina? Una sapeva in Serilli e una sapeva in Moiterilli quando la morte già di Bontà. Però all'Inzerillo non servì molto perché fu ucciso lo stesso. Inzerillo era, come ci disse poc'anzi, era giovane, ancora di Cosa Nostra, non era un uomo maturo per poter mantenere Cosa Nostra, perché se ammazzandoci un grande amico, se ne va qua, la macchina blindata, è finito il mondo. Pensi che una macchina blindata possa fare tutto. Purtroppo finì a finire lo sushi. Ma chi è in realtà Stefano Bontate? Il vero nome della famiglia probabilmente è Bontà, poi trasfuso nei documenti come Bontate e quindi storpiato dai giornali in Bontate. Francesco Paolo Bontate nasce in una famiglia contadina e viene affiliato dal padre alla cosca di Santa Maria di Gesù. Il primo arresto è nel 1933 per rissa e detenzione abusiva di arma da fuoco. Nel secondo dopoguerra è coinvolto nel contrabbando di generi alimentari e nel furto di bestiame e aderisce al nascente movimento indipendentista siciliano. Secondo padre Pintacuda, Paolino Bontate, mafioso e massone, soprannominato il principe di Villagrazia, fece eleggere la sorella deputato nazionale di C. Le cosche hanno controllo pieno su Palermo. Don Paolino Bontà fa parte della mafia delle borgate, come i Greco di Ciaculli e i Croceverde Giardini, eredi di dinastie mafiose che le ricerche storiche mostrano insediate nelle borgate da quasi mezzo secolo. Mentre il giovane Stefano frequenta il liceo Gonzaga presso i padri gesuiti, dove impara a parlare il francese. Muore avvelenato in carcere Gaspare Pisciotta, cugino del bandito Salvatore Giuliano, di cui è sospettato esserne l'assassino. Pisciotta muore avvelenato da un caffè, quando sembra in procinto di fare i nomi dei mandanti della strage di Portella della Ginestra. Secondo Giovanni Brusca, a predisporre quel caffè è anche Paolo Bontate. In quest'anno, Paolo Bontate è tra coloro che portano la bara di Calogero Vizzini, boss di Villalba,
colui che veniva definito il capo dei capi, segno dell'importanza mafiosa raggiunta dal Bontate. Diventa anche un grande proprietario terriero, una ditta genovese che costituisce una società, l'Elettronica Sicula. Già al momento dell'acquisto dei terreni su cui sorgeranno gli impianti, utilizza la mediazione del capomafia di Santa Maria di Gesù, Don Paolino Bontate. Si arriva all'inaugurazione della fabbrica, durante la quale si verifica uno spettacolo veramente degradante. Il neodirettore Profumo ha appena cominciato il suo discorso quando si trova d'improvviso da solo, perché il folto gruppo di rappresentativi funzionari della regione del comune che gli sta davanti si alza e compattamente corre verso una porta. È una gara a chi per primo porge i suoi omaggi a Don Paolino, appena entrato nella sala. A Villagrazia Bontate era pure ben inserito negli ambienti politici. È il principale elettore di Ernesto Di Fresco, è sostenitore dell'onorevole Silvio Milazzo e per queste ragioni prende a schiaffi un deputato monarchico che non aveva votato per Milazzo, mentre si trovano in un salone di Palazzo dei Normanni, alla presenza degli altri deputati regionali. Stefano, insieme al fratello Giovanni, viene affiliato alla cosca del padre, in cui diventa vice capo. Si fa chiamare anche lui il principe di Villagrazia. Mio zio aveva una devozione per Paolino Bontate. Era Paolino Bontate era allora era un capo, dico io capo perché era capo della mafia di Villagrazia e praticamente padre Villagrazia di dove, mi scusi? Villagrazia di Palermo. Di Palermo. Villagrazia di Palermo, padre di Stefano Bontate e di Giovanni Bontate. Praticamente questo signore era un signore che aveva un aspetto un poco particolare, era obeso, pesava un sacco di chili, per cui praticamente quando si muoveva con uno scappacavalli che era una specie di carrozzino con, tirato da un cavallo, ed era un personaggio molto molto particolare. E in questa occasione io ho conosciuto già da piccolo Bontate Stefano, Stefano Bontate, che era però più grande di me, ero più piccolino, però poi essendoci rivisti abbiamo legato e abbiamo avuto un particolare modo di stare per molto tempo insieme. Quindi quando lei conosce per la prima volta Stefano Bontate, la vostra rispettiva età approssimativamente qual era? Ma guardi, Bontate doveva avere intorno ai 18-19 anni, io molti di meno. Addirittura penso che aveva pantaloncini corti, per cui evidentemente 12-13 anni, a questo livello. Non so se la differenza sia anche maggiore. I luoghi di queste frequentazioni con il vecchio Paolino Bontate o con il giovane Stefano Bontate, sì, dove erano? Erano a Villagrazia, dove loro avevano una proprietà bellissima, con un giardino, con un agrumeto arabo, splendido, eccezionale, dove il Paolino, Don Paolino, riceveva dei personaggi che venivano da ogni parte della Sicilia, e non solo dalla Sicilia, e praticamente aveva questa specie di corte a livello della proprio generale, cioè a livello di tutta, quasi tutta Palermo. Cade nei cieli di Bascapè l'aereo di Enrico Mattei. Di Rabuscetta nel 1994. Il primo delitto eccellente di carattere politico ordinato dalla Commissione di Cosa Nostra fu quello del presidente dell'ENI, Enrico Mattei. In effetti, fu Cosa Nostra a deliberare la morte di Mattei. Secondo quanto mi riferirono personalmente alcuni dei miei amici che componevano quella commissione, come Greco Salvatore Cicchiteddu e la Barbera Salvatore. L'indicazione di uccidere Mattei giunse da Cosa Nostra americana attraverso Bruno Angelo, autorevole esponente della famiglia di Filadelfia.
che chiese questo favore a nome della Commissione degli Stati Uniti e nell'interesse sostanziale delle maggiori compagnie petrolifere americane. Secondo quello che mi fu detto, il piano per eliminare Mattei fu illustrato in commissione dagli stessi Greco e la Barbera. La decisione fu presa senza l'opposizione di alcuno e gli unici rilievi riguardarono le modalità di esecuzione dell'omicidio e la scelta degli uomini d'onore cui affidare il compito. Fu deliberato di non usare armi da fuoco per lasciare nel dubbio la matrice del crimine e pertanto si pensò di simulare un incidente aereo per lasciare l'episodio avvolto nel mistero. L'incarico di organizzare materialmente l'attentato fu dato a Greco Salvatore Cicchiteddu, il quale si avvalse della collaborazione di uomini d'onore già di spicco, appartenenti a diverse province, quali Minore Antonio, Diana Bernardo, Di Cristina Giuseppe e Bontade Stefano. Quest'ultimo, anzi, pur senza dirmi nulla circa il reale scopo dei viaggi, mi portò talvolta con sé e lo vidi incontrare Ferrera Salvatore, Cavadduzzu, pur senza partecipare alle loro discussioni. Sempre secondo quanto successivamente mi riferirono Bontade, Greco e la Barbera, Verzotto Graziano, allora rappresentante dell'AGIP in Sicilia, stabilì un contatto tra quel gruppo di Cosa Nostra e il Mattei, pur senza conoscere il reale motivo per cui gli era stato chiesto quel favore. Il Verzotto, infatti, era molto legato a Di Cristina Giuseppe, come ebbi modo di apprendere da quest'ultimo durante una comune detenzione a Lucerdone, verso la metà degli anni 70. Il contatto con il Mattei, attraverso il Verzotto, era finalizzato a invitare il primo a una battuta di caccia, in una riserva sita nei pressi di Catania, sfruttando la notizia secondo cui il Mattei era un appassionato cacciatore. In effetti, durante questa battuta di caccia, l'aereo privato del Mattei venne manomesso o vi fu occultato un qualche ordigno esplosivo a tempo. Non ho mai saputo nulla di preciso al riguardo. Da parte di persone la cui identità non ho mai conosciuto, che operarono sfuggendo alla vigilanza esistente nell'aeroporto. Penso di poter dire anzi che sulle modalità operative dell'attentato nessun uomo d'onore, a eccezione degli noti esecutori materiali, abbia mai saputo la verità. Una ventina di anni fa ero un buon cacciatore e andavo a caccia nelle montagne vicino a Varzi. Sono montagne che vanno fino a 1000 metri. E andavamo a caccia a pernici e contornici, quindi sui canaloni. Si sale e si scende dal mattino alla sera. E allora avevo due cani, un bracco tedesco e un setter. E incominciando all'alba e finendo a sera, gli uomini e i cani erano stanchissimi, morti. Ritornando in questa casa di contadini dove ci riunivamo la sera, la prima cosa che veniva fatta veniva data da mangiare ai cani. E veniva preparato un grande catino di zuppa per questi cani. E io mi stavo togliendo uno stivale e vedevo questi due cani che erano dentro con la testa nel catino e seguitavano a mangiare con voracità. Era una zuppa che forse bastava per 5 cani, non per 2. In quel momento in un angolo sentii un miagolio e vidi arrivare un gattino grande così, uno di quei gattini dei contadini, magri, affamati, deboli. Avevo una gran paura, si vedeva, perché vedeva i cani. Però avevo anche una gran fame. E si avvicinò piano piano, miagolando, guardando i cani. E siccome i cani erano immersi con la testa nel catino, il gattino seguitava ad avanzare. Arrivò sotto il catino, guardò ancora i cani, fece un miagolio. I cani erano dentro che mangiavano. E con uno zampino lo appoggiò all'orlo del catino. Il bracco tedesco gli diede un colpo lanciando questo gattino a 3 o 4 metri di distanza, con la spina dorsale rotta. Il gattino visse qualche minuto e morì. Questo episodio mi fece una grande impressione
e l'ho sempre ricordato, specialmente in questi anni. E siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro una massa di interessi paurosa. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. La versione dell'omicidio Mattei, condotto dalla famiglia di Cristina, fu poi confermata, con diverse sfumature, dai pentiti Gianni, Riggio e Francesco Di Carlo. Ma se i pentiti concordano sulla rilevante opera del Di Cristina e del Bontate in tale avvenimento, nessuno è in grado di spiegarne né i motivi di tale mandato, genericamente indicati in interessi della mafia americana, riconducibili a quelli delle sette sorelle, né tantomeno sono stati in grado di indicarne gli autori materiali, che potrebbero anche non essere stati uomini di Cosa Nostra. Io, al momento della morte di Mattei, che è avvenuta nell'ottobre del 62, ero segretario regionale della Democrazia Cristiana Siciliana ed ero il capo del servizio pubblico e relazioni dell'ENI per la Sicilia. Quindi tenevo i rapporti tra ENI, Mattei, e avevo un rapporto diretto, e il governo regionale siciliano in particolare. Lì Cristina, faccio un altro nome, tiro in ballo, che è stato successivamente capo della mafia a Rieti, allora era un giovanotto, era vicino alla Democrazia Cristiana con tutta la sua famiglia, una delle famiglie che si aveva forse mafiosa e lottasse per la Democrazia Cristiana. A me è stato chiesto di fare da teste al matrimonio di questo Di Cristina dall'onorevole Volpe, che era leader della Democrazia Cristiana di Caltanissetta, e poiché io ero segretario regionale sostenuto da 5 province su 9, dovevo andare anche a tenermi Caltanissetta, perché perdendola passavo la mano. Durante la prima guerra di mafia, una Giulietta salta in aria ai Ciaculli, portando alla morte di 7 ufficiali, tra carabinieri, poliziotti e uomini dell'esercito. Per la prima volta lo Stato si accorge realmente del fenomeno mafioso e sferra un duro attacco alle cosche. La caccia al mafioso è partita. Dopo la strage di Villa Serena, la magistratura dispone l'arresto di Paolo Bontate, per sottoporlo a custodia precauzionale, in attesa che il tribunale ne vagli la situazione e ne disponga eventualmente il rinvio al soggiorno obbligato. È ritenuto implicato in gravi episodi delittuosi: la partecipazione a riunioni di esponenti della mafia, l'uccisione del famigerato Gioacchino D'Aurigo. È questo il momento in cui Paolo Bontate si dà alla latitanza. Nel corso di un rastrellamento, le forze dell'ordine scovano Paolo Bontate in contrada Marciano, all'interno di una fattoria colonica. Sorpreso mentre dorme, il capofamiglia si arrende agli agenti e ai carabinieri, che armi alla mano hanno fatto irruzione nella fattoria. Viene fermato e tradotto in questura, dopo un breve interrogatorio, trasferito alle carceri. Alle prese con gravi problemi di salute, Don Paolino lascia le redini della cosca al figlio Stefano. È ora lui il capo famiglia. Quindi, quando Stefano Bontà, ventenne, assunse la carica di rappresentante, fu mio amico fino alla sua morte. Signor Buscetta, lei sta dicendo che ha in qualche modo avuto la possibilità di influire sulla elezione di Stefano Bontate, ho capito male? No, ho capito bene. Si apre il processo, che si svolge a Catanzaro, presso la palestra dell'Istituto Statale Pascoli Aldisio. Si svolge lì sia perché non è possibile celebrare un processo così grande in Sicilia, sia per la legittima suspicione di temere intimidazioni nei confronti dei testimoni. Tra i vari imputati figurano tutti i membri di spicco
delle varie fazioni in lotta fra loro. Luciano Leggio, Salvatore Greco, Giuseppe Calò, Gaetano Badalamenti e ovviamente Paolo Bontate. Stefano Bontate si muove frequentemente verso Catanzaro per seguire il processo e cerca, con corruttele varie, molto comuni in quel processo, di ottenere vantaggi giudiziari per il padre. Ci siamo recati spesso a Catanzaro, alloggiavamo all'Hotel Moderno, un hotel jolly declassato. In un'occasione di questo genere lui mi portò a un pranzo, disse: "Tale, vieni con mia perché è una cosa che interessa pure a te." Parli in italiano. E allora vieni con me, era per ricordare proprio il... Vieni con me perché è una cosa che ti può anche interessare. Cioè mi portò ad un pranzo con l'allora presidente del tribunale di Catanzaro, mi pare che si chiamasse Cannovale, si chiamava Peppino Pasqualino, una cosa di questo genere. Praticamente questo presidente era molto amico di gente di Nicastro e organizzarono un pranzo dove è stato un pranzo molto molto così. Non chi lo organizzò? Riesce a ricordarlo? Ma guardi, dovrebbe essere stato Nicolò Salamone, Cocò Salamone naturalmente a Catanzaro c'era, perché inquisito era suo fratello Antonino Salamone, per cui evidentemente era molto interessato agli esiti del processo di Catanzaro, per cui si interessavano per vedere come poter organizzare qualche situazione a beneficio degli imputati. E allora dice organizzarono, quindi organizzarono è Cocò Salamone organizzò... Non lo so esattamente se fu Cocò Salamone, ma io trovai Cocò Salamone là che disse: "Ma sempre tu mento, sì, ma non è chiesa, cioè italiano... sei sempre in mezzo, ti trovi sempre dovunque." Perché, riferimento a lei? Sì, chiaramente, perché Cocò Salamone era un mio compaesano. Mi conosceva da bambino, per cui chiaramente mi disse, scherzando così graziosamente, mi disse questo. E praticamente c'è stato questo pranzo organizzato da personaggi di Nicastro, che erano dei benestanti, della gente molto bene, così stavano, mi ricordo, in un palazzo gentilizio con... dei mobili antichi, insomma, mi ricordo... Il nome di queste persone più che un attimo faccio con la Volpe effettivamente si parlava anche del processo, però i termini allora ero non mi infilavo su certe situazioni, anche volutamente mi distraevo, però si parlò del processo. A difesa di Paolo Bontate si muove persino l'ex vice sindaco di Palermo, il monarchico Pivetti. Il test dice: devo precisare, per quanto mi costa personalmente, che Francesco Paolo Bontate è persona veramente per bene, onesta e ben voluta in tutta la contrada. Io lo vedevo sempre lì nei campi a lavorare e devo aggiungere che ha sempre avuto un cuore d'oro, sempre pronto a fare opere di bene. Il processo si conclude il 22 dicembre 68 con le seguenti sole condanne: Pietro Torretta, 27 anni di carcere, per il duplice omicidio di Pietro Garofalo e Girolamo Conigliaro; Angelo La Barbera, 22 anni e 6 mesi; Salvatore Greco e Tommaso Buscetta, entrambi giudicati in contumacia, condannati a 10 anni di carcere ciascuno. Tutti gli altri imputati sono assolti per insufficienza di prove. In particolare, non viene riconosciuta l'appartenenza a un'organizzazione mafiosa come un qualcosa di penalmente rilevante. Però si parlò del processo. Assoluzione per insufficienza di prove. Questa assoluzione per insufficienza di prove lasciò scontento mio suocero, perché diceva che era preparativa a una misura di prevenzione. Allora, quando uno non veniva assolto con formula piena, immediatamente dopo c'era la misura di prevenzione, per cui era molto preoccupato di questo fatto. E Bontate? Bontate mi pare che fu anche lui assolto per non
per insufficienza di pioggia. Ora Bontate, nonostante la giovane età, è già ai vertici della Cosa Nostra. A soli 25 anni eredita inoltre i vari terreni dello zio Mommino. Bontate inizia quindi ad operare nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, un'importante copertura per i suoi affari illeciti, quali il traffico di sigarette e di armi, ma viene coinvolto anche in molte speculazioni edilizie a Palermo. Rampollo d'oro della famiglia, sposa Margherita Teresi, proveniente dall'alta borghesia imprenditoriale palermitana, e instaura saldi rapporti con personalità influenti come il conte Arturo Cassina, il principe Alessandro Vanni Calvello di San Vincenzo e Marianello Gutierrez Spatafora. A Palermo frequenta con la moglie i salotti borghesi più ambiti, che lo accolgono come un uomo ricco e di piacevole conversazione. Dirà molti anni più tardi l'attore Franco Franchi, in una lunga intervista a Epoca del 1989. Di Stefano Bontade dice: «Elegante, un modo tutto suo di parlare, un grande carisma, mi voleva bene».